Ed eccoci ancora in studio, ci eravamo lasciati con le dichiarazioni al voto della neoeletta parlamentare onorevole Elisa Mariano del Partito Democratico, una riflessione, come avete ascoltato, tecnica, dunque davvero non c'è il tempo di gioire che bisogna fare i conti sul risultato nazionale, un risultato che, lo ripetiamo ancora, desta preoccupazione non solo nei mercati stranieri, ma anche e soprattutto in coloro i quali dovranno cimentarsi nel tentare di dare una parvenza di governo a questa realtà, a questo paese. Vedremo come. Intanto il commento al dato non solo locale, ovviamente, del segretario provinciale del PD di Brindisi, Corrado Tarantino. Ascoltiamolo intervistato da Stefania Franciosa. Non si dice soddisfatto dei risultati raggiunti dal partito in terra di Brindisi il segretario provinciale del PD Corrado Tarantino, secondo il quale il voto a Grillo avrebbe tolto consensi al centro-sinistra. C'è da lavorare, ha spiegato questa mattina Tarantino, sottolineando la necessità di ascoltare il segnale giunto dagli elettori. Sicuramente noi non possiamo essere soddisfatti e contenti del risultato ad ogni livello. Certo, a livello nazionale, alla Camera siamo riusciti a vincere di poco, ad avere la maggioranza alla Camera, però sicuramente le aspettative che c'erano erano diverse, soprattutto al sud, anche qui in questa provincia deve far riflettere molto il boom che ha avuto il risultato del 5 Stelle, che evidentemente è andato a rosicchiare e a intercettare soprattutto l'elettorato di centrosinistra e del PD. Secondo lei quello a Grillo è stato un voto di protesta, un voto sui programmi? Ma io l'ho sempre pensato che la politica, secondo me, ha sbagliato fin da subito a non comprendere le ragioni che tenevano dietro insieme, come dire, il voto al Movimento 5 Stelle, che non so se è protesto o meno, però è evidente che è andato a intercettare quello che è il malessere dei cittadini nei confronti di una classe politica che evidentemente non è stata percepita come quella in grado di risolvere i problemi dei cittadini stessi e che anzi è sembrata più arroccata a provare a difendere le proprie posizioni. E quindi guai, come dire, ecco perché non ad interloquire. Il tema non è quello di interloquire con i grillini, che poi, come sappiamo, tra l'altro hanno un concetto di rappresentanza diverso dal concetto di rappresentanza che hanno appunto i classici partiti, ma guai a sottovalutare, a non dare delle risposte a ciò che muove quei tipi di movimenti. È evidente che il centrodestra, il PDL, con la ridiscesa in campo di Berlusconi, con i soliti suoi argomenti, è riuscito a mantenere e a compattare, diciamo così, il suo elettorato intorno ai temi a loro cari, sulle tasse, sulla questione dell'IMU, su condoni, tombali, eccetera, eccetera, riuscendo a fare una campagna elettorale da leader dell'opposizione, facendo anche dimenticare che ha governato 5 anni, i primi 4 da Presidente e l'ultimo anno insieme al governo Monti, è riuscito a compattare, diciamo, il suo popolo. Però il tema vero è che il risultato del centrodestra è stato sovradimensionato dal risultato negativo del centrosinistra. C'è stato un segnale fortissimo dai cittadini. Guai a non tenerne conto e soprattutto guai, come dire, a non darne le risposte adeguate subito e immediatamente, non c'è neanche un secondo e un minuto da perdere, se si vuole rappresentare la politica intesa come rappresentanza. Ed ora ritorniamo in casa PDL per congratularci con il neo senatore del PDL, Pietro Iurlaro. Senatore, ben ritrovato e complimenti vivissimi. Grazie Francesco. Un triplo salto, non mortale, un triplo salto comunque importante dal Consiglio Comunale di Francavilla al Consiglio Provinciale, al Consiglio Regionale, al Senato della Repubblica. Diciamola tutta, erano proprio pochi a crederci, voi ci credevate ovviamente, e dunque una doppia soddisfazione anche per questo motivo, forse Pietro, no? Beh, io ci ho creduto sempre, come Ecco, sai, dalle certo. mie dichiarazioni ho sempre, come dire, ritenuto che le posizioni in cui eravamo stati collegati e collocati in lista non erano impossibili, sì, borderline quanto vuoi, ma ci hanno messo anche nelle condizioni, non possiamo dire, di sconfiggere questa legge elettorale infame. Quindi siamo orgogliosi del risultato ottenuto e certi che la strada che abbiamo intrapreso in campagna elettorale, che era quella del confronto con i cittadini, campagne d'ascolto, proposte che abbiamo fatto, non abbiamo mai parlato male di nessuno, abbiamo solo fatto la nostra campagna elettorale, sia la strada giusta da percorrere.
Ecco, dice, commentavamo anche con l'onorevole Fitto che effettivamente quello che hanno scritto, che stanno scrivendo i principali organi di informazione, il tramonto del vendolismo, tu che lo hai vissuto proprio direttamente da consigliere regionale, puoi confermare questo stato d'animo o pensi che ci sia ancora qualche colpo di coda? No, guarda, io penso che il vendolismo non è mai esistito per certi versi, perché non c'è mai stata una proposta politica seria, ma c'è stata, come dire, da parte sua, se il vendolismo lo vogliamo chiamare, più che una proposta populistica, la più populistica possibile, andando a fare proposte ai cittadini e creando illusioni ai cittadini che poi non si sono verificate. La fantomatica primavera pugliese, quella sì, è stato un vero fallimento e la gente, come dire, in campagna elettorale ha dato una risposta chiara e netta, non dando il consenso che lui invece si aspettava. Diciamo che sarebbe opportuno finalmente che decidesse di dimettersi, perché è un anno almeno che questa regione non la governa, preso come era più dalla campagna elettorale che era già iniziata un anno fa per quanto gli riguardava, e quindi più preso dalle ambizioni personali che non dalla reale gestione del territorio e quindi dei cittadini pugliesi. Senatore, ti aspettiamo nei nostri studi per un commento dal vivo, al voto, anche perché c'è qualche problema, oggi non riusciamo a metterci in collegamento telefonico in maniera nitida, io non ti ho bloccato perché volevo ascoltare il tuo parere, però purtroppo è da questa mattina che cerco di rintracciarti e di contattarti telefonicamente e ci sentiamo proprio male. Ti aspettiamo nei nostri studi perché i nostri telespettatori... Grazie, Francesco, ovviamente... con molto piacere. Grazie, grazie ancora e complimenti al senatore Pietro Iurlaro. Ritorniamo alla cronaca del nostro telegiornale. Il vero vincitore è ovvio, numeri alla mano rispetto alle scorse politiche, rispetto anche alle previsioni sondaggistiche, è indubbiamente il Movimento 5 Stelle. Saranno circa 160 i neoparlamentari del Movimento 5 Stelle che cominceranno questa esperienza parlamentare e impariamo a conoscerli, anche perché ci saranno diversi pugliesi, in tanti anche dalla Puglia andranno a rappresentare a Roma il Movimento 5 Stelle. Ve ne proponiamo alcuni che ho intervistato: il capolista al Senato per la Puglia, un avvocato salentino di Lecce di 48 anni, molto vicino ovviamente, un attivista della prima ora, sempre convinto nell'impegno del Movimento 5 Stelle, schieratosi per i Salentini Uniti con Beppe Grillo, è divenuto senatore della Repubblica. Parliamo dell'avvocato Maurizio Buccarella e poi ascolteremo anche l'onorevole Barbara Lezzi che ho intervistato, un'altra donna, e fa sempre piacere che ci siano delle donne a rappresentare politicamente il territorio e comunque l'impegno politico. Le due interviste. Io e chiunque altro al posto mio rappresenta la stessa medesima idea di un'idea di politica veramente diversa, di partecipazione politica diversa, di impegno personale al miglioramento del bene comune, fuori dai partiti. L'esperienza mia personale nei contatti quotidiani con i cittadini nella mia città, che è Lecce, è quasi preoccupante, voglio dire, fra virgolette, preoccupante, perché trovo un riscontro e una sollecitazione in chi riconosce la mia faccia, che non sono certo una persona conosciuta e famosa, però avendo partecipato alle elezioni amministrative a Lecce ho un minimo di visibilità e di associazione al Movimento 5 Stelle, vedo che l'input delle persone che io non conosco, se vado alla cassa del cinema o al bar della stazione a comprare le sigarette, è un mandateli via tutti. E quindi un messaggio forse superficiale detto anche da persone che non conoscono il movimento, no? E quindi prendono solo la parte superficiale, però questa voglia, questa rabbia, questa voglia di cambiamento e di sostituzione di una classe partitica io lo percepisco a pelle senza bisogno di fare sondaggi o altro. Quindi la sensazione di un grande riscontro è quasi un timore per un'aspettativa forse troppo grande, temo, perché non vorrei che le persone pensino che noi siamo i salvatori o che con la bacchetta magica da un giorno all'altro cambino qualcosa, però vedremo. Come pensate di incidere in questo marasma che si è creato? Sicuramente non da esperti, ma da cittadini semplici e comuni che
hanno una propensione in più all'ascolto, sicuramente a tutte le istanze che potranno venire, sia dalla piccola e media impresa, che dal lavoratore, che dalla grande impresa, dai sindacati, ma non quelli precostituiti già, le solite sigle, ma quelli che operano in piccolo, anche quelli autocostituiti nelle imprese, che conoscono realmente le difficoltà dei lavoratori. Quello che noi raccogliamo è rabbia. Magari c'è anche un po' di diffidenza, cercano di conoscerci perché siamo delle facce assolutamente nuove, noi non siamo noti, non ci conosce nessuno, per cui si teme un po' l'incompetenza, si teme un po' il non saper fare, poi però con il dialogo ci si confronta e io credo che stiamo riuscendo a far comprendere che noi saremo dei portavoce e quindi il nostro più grande intento è quello di sollevare la partecipazione. Complimenti a Barbara Lezzi che abbiamo intervistato qualche giorno fa, poco prima chiaramente dell'esito del voto, ma interviste fresche che sono proponibili anche a voto già scrutinato e complimenti anche all'avvocato Buccarella che abbiamo giornalisticamente conosciuto anche lui qualche giorno fa e rappresenteranno il Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama il Primo, a Montecitorio la Seconda. Chiudiamo chiaramente per questo telegiornale il capitolo dedicato all'Election Day, al risultato, al commento a voto, alla riflessione, anche perché, come dicevamo, in queste ore si stanno confrontando i Premier, i riferimenti politici sul tentativo di cercare di sondare una possibilità di governare il Paese, anche sulla scorta dei commenti non del tutto entusiastici che arrivano dall'estero, dai principali partner europei che hanno timore e paura che effettivamente si possa addirittura ritornare al voto nel giro di pochi mesi, eventualità che tutti stanno tentando di scongiurare proprio per un motivo squisitamente di mercati esteri, un motivo squisitamente economico. Vedremo che cosa accadrà. Intanto, prima di lasciarvi alla nostra rubrica CNR News e al meteo, vorrei soltanto darvi qualche indicazione su accadimenti locali, in particolare ad un appuntamento che si è tenuto questa mattina a Palazzo Nervegna a Brindisi, un incontro tra il sindaco di Brindisi Gonzales, il vice sindaco Ecclesie, il capo di gabinetto Angelo Roma con tutte le organizzazioni sindacali e con l'amministratore unico della Brindisi Multiservizi, Teodoro Contardi. Riunione importante perché nel corso della quale è stata illustrata la proposta di delibera sulla quale si dovrà pronunciare il Consiglio Comunale, che va in direzione, così come previsto dalla legge, di una privatizzazione della società entro il 30 di giugno. A tale proposito dovrà essere individuato un advisor per procedere ad una valutazione della stessa società in modo da poterla poi proporre sul mercato. Il sindaco Gonzales, preso atto anche della contrarietà delle organizzazioni sindacali rispetto alla privatizzazione, ha ribadito che dopo l'eventuale valutazione espressa dall'advisor si aprirà un'ampia fase di dibattito a livello cittadino sul futuro della stessa società. Bene, ora vi lasciamo al CNR News e alla rubrica Meteo. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Avete visto il quadro degli eletti in provincia di Brindisi al Parlamento, abbiamo ascoltato anche il commento di un'autorevole figura politica regionale, quale è l'onorevole Fitto. Vi proporremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, altre interviste, anche perché, come dicevamo, si tratta di una situazione politica in divenire che merita una riflessione e accorgimenti anche giornalistici. Quindi grazie ancora per la cortese attenzione. CNR News. 100-sinistra che prevale di pochissimo alla Camera e incassa il premio di maggioranza 340 seggi. Al Senato nessuna coalizione aggancia la maggioranza assoluta. Boom del Movimento 5 Stelle di Grillo, primo partito a Montecitorio. E questa è la fotografia che esce dal voto di domenica e lunedì. Un quadro estremamente complesso che rende il paese ingovernabile. La borsa boccia l'esito del voto, Piazza Affari a picco, giù di oltre il 4%. Lo spread sfiora i 350 punti per poi ripiegare verso quota 320. Al caos italiano guarda la Germania, necessario un governo stabile, il commento di Berlino.
La procura di Grosseto ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Schettino per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio e abbandono di nave. I legali dell'ex comandante della Costa Concordia intanto continuano a ripetere che lui non ha mai abbandonato la nave. Ha fatto di tutto per cercare di salvare quante più persone poteva e nello stesso tempo è stato letteralmente impossibilitato a rimanere a bordo del natante perché era inclinato in maniera tale che era impossibile rimanere a bordo. Cambio al vertice di Alitalia, l'amministratore delegato della compagnia aerea Andrea Ragnetti ha rassegnato ieri le sue dimissioni. Un retromarcia arrivato dopo neanche un anno dal suo insediamento, avvenuto lo scorso 15 marzo. A pesare su questa decisione i conti relativi al 2012, in cui la compagnia di bandiera ha avuto perdite per 280 milioni di euro. In attesa di un nuovo AD, il consiglio di amministrazione ha attribuito ad interim le deleghe al presidente Roberto Colaninno. Tragedia in Egitto, 19 persone sono morte a causa dell'esplosione di una mongolfiera. A bordo del pallone che stava sorvolando la città di Luxor c'erano 20 passeggeri più il conducente, solo due sopravvissuti ora ricoverati in gravi condizioni. Secondo il governo egiziano, tra le vittime ci sarebbero turisti francesi, britannici, cinesi e giapponesi. La causa del grave incidente sarebbe dovuta a un incendio divampato quando la mongolfiera si trovava a 300 metri di altezza. Gli smartphone low cost della Nokia, un tablet super sottile della Sony, il rilancio di LG, sono queste le principali novità emerse nel giorno di apertura del Mobile World Congress di Barcellona, la più importante fiera mondiale delle telecomunicazioni. Ma gli occhi di tutti erano puntati sul Galaxy Note 8.0, la risposta di Samsung al mini iPad di Apple. Molta curiosità attorno anche alla Shen P2 dei cinesi della Huawei. Buongiorno a tutti gli italiani che guardano il meteo.it. Il tempo sull'Italia pian piano migliora ma rimane ancora instabile al sud, dove non mancheranno occasioni per piogge. Entriamo nel dettaglio. Al nord migliora il tempo con il ritorno del sole su gran parte delle regioni, ma neve che continua a cadere al nord-ovest e sul ponente ligure, ma migliora. Peggiora nuovamente al nord-est, segnatamente sulla Friuli, entro sera con piogge. Al centro le piogge saranno presenti sulla Sardegna con locali temporali, Basso Lazio e localmente anche su Umbria e Abruzzo. Altrove avremo dei cieli parzialmente nuvolosi ma asciutti. Scendendo verso il sud abbiamo bel tempo sulla Sicilia, ma piogge che arrivano sulle altre regioni migliora però in serata. I venti saranno occidentali su basso terreno e ionio, da nord invece deboli. La neve cadrà sugli estremi confini del nord-est, vedete è ancora ma in esaurimento al nord-ovest, fino in pianure. Sugli Appennini abbiamo visto centro-meridionali a quote superiori ai 700-800 metri. Minime che scendono sotto zero al nord, ma pochi gradi anche sul resto della penisola, massime invece in aumento per via del soleggiamento al nord e al centro, dove toccheremo anche i 10-11 gradi fino ai 12-13 gradi al sud. Amici cari, le previsioni terminano qui. Il proverbio di oggi, di origini salernitane, ce lo invia il nostro amico Francesco, che ringraziamo. Aria chiara, montagna scura, mettiti in cammino e non avere paura. Ricordatevi di mandare il vostro proverbio sulla nostra pagina dedicata. Arrivederci! Siamo su internet 24 ore su 24, www.trcb.it. Thank you.